Ragazzi, lasciate subito tantissimi like perché questo AIMAI è davvero fenomenale. Considerate questo video uno speciale 800 iscritti proprio perché voglio ringraziarvi del vostro sostegno, del vostro supporto. E manca davvero pochissimo ai 1000 iscritti. Vi ricordo anche l'hashtag RoadTo1000, tutti insieme, verso i 1000. Io vi lascio con il video, buona visione! Bene ragazzi, bentornati dal vostro Patrick. Eccoci qua tornati finalmente in un nuovo video. Siamo arrivati, incredibile, con la nuova new entry nell'AIMAI che mi avete fatto su Instagram. Quindi andremo proprio su Instagram a prendere le domandine che mi avete lasciato per entrambi. Quindi abituatevi a lasciare tantissimi like per questo incredibile video. La prima domanda ce la fa http://Marti, che ci chiede: hashtag, hai mai fatto pensieri perversi su una tua iscritta? Bella Patrick, salutami, ciao Marti. Io non posso rispondere a questa, quindi lascia. Beh, dai, ovviamente, dai, con un'amica, dai, facciamo. Allora, un'amica? Sì, dai, mettiamola per... E ovviamente la risposta è sì, decisamente sì. Questa anche per me, ovviamente, cioè, viva la figa, cazzo, dai, cazzo. Invece Mirko, .../. Che ha fatto la faccina, simpatico, 03, ci chiede: hai mai frenzonato qualcuno e poi ti ci sei messo insieme? Io ovviamente no, perché se frenzoni una persona ti ci metti anche insieme, non ha senso. No, non anch'io, quindi no. Terza domanda invece di Lorenzo-Grippa03, che ci chiede: hai mai spaccato qualcosa dall'incazzatura? Oddio, spaccato qualcosa? Forse sì. Soprattutto c'è su FIFA, perché FIFA fa incazzare. Io ho rotto il joystick. Una volta l'ho spaccato proprio esatto. A metà. L'ho spaccato a metà, me lo ricordo ancora. FIFA fa incazzare. Giocando a PES però. PES. Giocando a PES. Quarta domanda invece di Leti-Basso ancora, Axe, che ci chiede: hai mai fatto la cacca? Io di solito, sai... Non lo so. Io di solito faccio la pipì. Dai, più pipì, dai. Dai. Sì, dai. Rai. Punto. Sì, dai. Cioè, ovviamente, essendo gli haters delle merde, esatto. dipende. C'è chi ne fa di più, chi ne fa di meno. Quinta domanda invece di Margherita Neri, -. Tutti col -, ce l'avete, ragazzi. Che ci chiede: hai mai fatto qualcosa di idiota al lavoro? Beh, a parte essere tipo tutto preso a gavettoni, bagnato... Qualcosa di idiota? Noi lo facciamo tutti i giorni, quindi direi di sì. Tipo trucidare la gente. Molto idiota. Sesta domanda invece di Chiara Carraro, -, basta con i trattini bassi. Che si chiede: hai mai tradito una ragazza? Allora, una ragazza no, un animale forse sì. Se fosse il contrario direi di sì, però essendo messa così la domanda, no! Settima domanda invece di Wilson-Monk. Ormai lo sai. Esatto, che ci chiede: hai mai sognato di essere un pallavolista famoso? Se sì, quale? PS sei un grande. Grande Bomber, grande Wilson. Allora, io sinceramente pallavolista no. Anche perché già in generale non è che seguo molto la pallavolo. Poi c'è proprio la pallavolo femminile. Io uguale, pallavolo seguo poco, il massimo che ho sognato di diventare un calciatore famoso. Esatto, calciatore. Calciatore, punto. Tutta la lite. L'ottava domanda invece ce la fa Call Me Jade 00, -, meno male. No. Niente, -, grande. Che ci chiede: hai mai baciato la tua migliore amica? Allora, baciato la tua migliore amica? No, amiche sì. La tua migliore amica? Sì, no. Vale anche per me, stessa cosa. Ma molto simili, no. Molto simili. Nona domanda invece di -. Matti, con la Y-. Che ci chiede: hai mai risposto in modo volgare alla tua prof? PS, continua così, grande bomber. E poi ci fa anche un'altra domanda: hai mai vissuto una vacanza di merda? Allora, vacanza di merda, no, mai, anche perché comunque le vacanze devono essere sempre belle in compagnia di amici o di altra gente con cui si sta bene, quindi bisogna divertirsi, bisogna pensare a divertirsi e basta. Invece per l'altra domanda, rispondere in modo volgare al prof, dipende, mandarla a fanculo, offese, cancheri, sì. Allora, risposte volgari alla prof, capitato una volta alle medie, una volta alle medie. Esatto. Alle medie proprio eravamo frusti della Madonna. Gangsta. E invece l'altra era, mi sono già scordato. Vissuto una vacanza di merda? No, vacanza mai. Sempre mai. Positiva. Sempre al top. Invece
Dan 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 dan. Decima domanda invece di frasi trattino basso hip hop trattino basso rap. Due trattini bassi. Esatto, incredibile. Che si chiede? Hai mai sentito parlare del crew Machete? Taglia le teste tipo Mayedin, hardcore sul beat, siamo King Supreme. Io sinceramente ho sentito parlare di una clinica psichiatrica, se vuoi te la consiglio. Io no. Ultima domanda invece di trattino basso, frase 3, ma basta, cambiate gli account, vi prego, i nomi, basta trattini bassi. Che si chiede? Q&A, anche se sarebbe un animale. Quale celebrità vorresti essere e qual è il tuo animale preferito? Oddio, celebrità preferita? Magari uno sportivo, sì. Oppure PewDiePie. E magari animale preferito? Sono io, cioè, tra cane e gatto, però io direi gatto, perché il gatto è molto più coccolato del cane. Esatto, animale preferito anche per me è gatto, 100, anche perché 100.000 il cane, volte. Il cane fa una brutta fine in Cina, quindi e invece, personaggio famoso, come dicevo, vorrei essere un calciatore. Io tifo una squadretta, due squadre, diciamo Inter e Sassuolo, e vorrei essere, signori e signori, Domenico Berardi. Eccolo lui, Domenico controcorrente. Berardi. Mamma mia. Domenico Berardi. Bene ragazzi, questo video può finire qua. Io spero questo video vi sia piaciuto. Se è stato, lasciate tantissimi like qua sotto. Mi raccomando, lasciate tantissimi like per la new entry, che vedrete prossimamente anche in un altro video. L'hai mai fatto fantastico? Me l'hai mai fatto fantastico? L'hai mai fatto? Ah, è vero, il gioco di parole. Le battute di Mike Shosha. Come al solito vi ricordo il link qua sotto nella descrizione per seguirmi di Facebook, Instagram, Google Plus, Snapchat e Periscope. Vi ricordo anche l'hashtag Road2000, tutto insieme, verso i 1000. Noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, stay tuned, stay fun. Bella ragazzi. Bella.